Sono Simone Miele e Luca Beltrame su Citroen DS3, i vincitori della quinta edizione del Rally Ronde Valmerula, un trionfo ottenuto grazie a una condotta di gara regolare alla vittoria di due delle quattro prove speciali in programma, ognuna della lunghezza di 10,5 km. Al secondo posto si sono classificati Giuseppe Di Palma e Cobra su Skoda Fabia, distanziati di 3 secondi e 40. Sul terzo gradino del podio sono saliti Alessandro Gino e Marco Ravera su Ford Fiesta, staccati di 17 secondi e 40. Un grande spettacolo di sport che ha richiamato un folto pubblico sulle strade tra Stellanello e Cesio, passando attraverso il territorio di Testico lungo il passo del Ginestro. Molti infatti gli appassionati di motori che già nella giornata di sabato, quando andate in scena lo Shakedown, hanno raggiunto Andorra e il suo entroterra per ammirare da vicino le evoluzioni delle auto in gara. Questa è stata un'edizione da record con 94 vetture al via, tra equipaggi di primo piano e altri al debutto che hanno scelto proprio il Valmerula per la loro prima. Ad impreziosire ulteriormente questa edizione sono stati i pluricampioni italiani Paolo Andreucci e Anna Andreussi che hanno aperto il percorso. Paolino! Presidente, allora, quinta edizione che va in archivio con un successo di vetture come numero ma anche come qualità, grande pubblico e quest'anno anche il sole. Siamo veramente contenti, vinciamo 3-2, tre edizioni col sole, due sotto la pioggia. Ieri eravamo un attimino preoccupati, ma la stazione meteo del radar di Andorra ci ha dato conferma che oggi sarebbe stata una giornata primaverile, difatti abbiamo 17 gradi, un podio d'eccellenza come prima gara dell'anno. Abbiamo Miele come primo classificato, Di Palma come secondo e Gino a conferma che il terzo podio è sempre un'aspettativa importante. Chi fa sport, chi fa agonismo mira al podio. Abbiamo una persona nuova, che è un equipaggio nuovo, che non è mai venuta ad Andorra, però gli altri due, il primo e il terzo, sono a conferma degli eventi e sono già stati vincitori nel nostro rally. Siamo alla prima gara dell'anno, abbiamo avuto una pripista che secondo me, oltre ad essere 10 volte campione italiano, oggi sentito per radio, perché io entravo per primo, chiudevo le strade, quindi ha avuto una professionalità, sia lui che lei, senza precedenti. Io è da quando ho 18 anni che appartengo a questo mondo e sentire Andreucci e la navigatrice, l'Anna, che erano sempre sul pezzo, sempre in contatto radio con direzione gara, per me è stata una tranquillità, visto che poi chi ne risponda è sottoscritto. Siamo contenti, lavoreremo per migliorarci l'anno prossimo e chissà, forse un attimino sperare in una categoria diversa, visto che ormai 5 anni di ronde ci portano a pensare che, avendo un parterre del genere, essendo prima gara, e riconfermeremo sicuramente l'anno prossimo la prima gara della stagione 2019, avere un qualche cosa in più che ci permetta sia di essere gara a teste, ma oltre ad essere al primo evento dell'anno, di avere un qualche cosa anche al limite di europeo, visto che noi abbiamo anche avuto un equipaggio francese e oggi, siccome l'anno scorso questa nostra prova era una prova che faceva parte del Rally di Sanremo, io mi auguro che il dottor Maiga voglia di nuovo ricrescere, non dico di ritornare subito al mondiale, ma se il Rally di Sanremo ritorna Rally europeo e ormai noi siamo tre gare in Liguria, una volta ce n'erano 11-12, siamo tre gare in Liguria, unendoci, facendo una specie di consorzio
e lavorando tutte e tre insieme per poter riportare la Liguria in un periodo come questo, e oggi ce ne dà ragione perché noi praticamente siamo in primavera, di ricrescere a livello europeo e a livello internazionale. Io ringrazio il gruppo perché sono da 48 ore che non toccano letto, perché hanno allestimento della prova così, è stato un allestimento della prova senza precedenti, vuoi anche il tempo perché stanotte non ha fatto per niente freddo. Sport Infinity va avanti e grazie a tutti. E siamo con il grande trionfatore di questa ronde della Val Merula, quinta edizione. Miele, allora, si è conclusa da pochissimo la prova, che dire, una grande prestazione. Sì, dai, è andata bene, abbiamo vinto, diciamo che siamo stati favoriti dal problemino che ha avuto Fabio, perché comunque lui stamattina era partito subito fortissimo mentre noi abbiamo dormito. Però sì, è andata bene, devo fare veramente i complimenti sia a Fabio ma soprattutto al Gio di Palma, che è mio concittadino, siamo arrivati da Varese insieme. E lui ha fatto i complimenti a te. Lo so, però lui veramente con una macchina, un R5 che non è una VRC, non avevo dubbi alla vigilia, infatti li ha rispettati, è stato bravissimo. La nostra gara comunque è andata bene, abbiamo provato diverse soluzioni anche che ci potranno andare bene durante l'anno. La prova è stata bellissima, peccato la pioggia di ieri che non ci voleva anche per lo spettacolo, forse era più bello da subito partire tutto asciutto, però questo purtroppo il meteo non lo si comanda, quindi l'abbiamo preso com'era e abbiamo provato tre cose diverse. Organizzazione, tutto andato per il meglio? Direi di sì, guarda, l'organizzazione è stata perfetta, non avevo dubbi, io 2 anni fa avevo già fatto la gara e conoscevo già il loro operato, è stato perfetto. Quest'anno hanno avuto il coraggio di cambiare la prova, che era una prova comunque storica dopo 4 anni, e secondo me hanno fatto una gran cosa perché almeno hanno mescolato un po' le carte, ma soprattutto la prova era molto bella e c'era di tutto, dal tecnico al veloce, dalla salita alla discesa, al dosso. Quindi sì, promosso a pieni voti. Il pubblico? Caloroso. Pubblico sì, tanto. Stamattina pioveva un po' meno, ma poi c'era tantissima gente, almeno per quello che ho visto, alle inversioni al dosso, su tutto il fine prova, su tutti i muretti, il pubblico che c'è a Sanremo, dai, che vedo quando c'è il Sanremo, bello. Prossimi appuntamenti. Adesso faremo la gara di casa, che è il Rally di Varese, e poi vediamo, non sappiamo ancora cosa fare quest'anno. Ci vediamo al Val Merula prossimo anno. Volentieri, volentieri, mi fa sempre piacere venire in Liguria a febbraio, è sempre bello. Grazie, grazie. Ed eccoci ora con Di Palma al termine di questa ronde della Val Merula. Beh, è andata molto bene. Sì, è andata benissimo, sono molto contento perché per noi era una gara test, quindi siamo venuti qua per fare esperienza, abbiamo fatto un po' di lavori per crescere e siamo andati sempre in crescendo, quindi abbiamo lavorato bene, tutto il team ha lavorato bene, anche noi abbiamo lavorato bene, i tempi alla fine sono anche usciti, quindi sono anche contento di questo. E niente, faccio i complimenti al mio compaesano Miele, che abbiamo portato a casa la vittoria come provincia, quindi complimenti anche a lui. Sensazioni quindi positive nelle 4 prove speciali, dove si è andato meglio? Sì, sicuramente sull'ultima, ha asciugato anche molto, però abbiamo insistito con le gomme intermedie nelle 2 prove centrali, mettendo a posto l'assetto in provisione anche del Rally di Varese, che è sempre umido, bagnato, quindi abbiamo provato 2 soluzioni di assetto con la stessa gomma intermedia. Non è una gomma che io mi ci trovo molto bene, però ho voluto lavorarci di più. L'ultimo giro abbiamo montato le 7, che sono più dure, ho abbassato 7 secondi e sono andato molto più forte. Era un test, però 3 secondi sono pochi, bastava poco per salire di un gradino. C'è un filino di rammarico per la terza prova, potevamo montare le 7, provare a vincere, ma va benissimo così. Era una gara test, la stagione è lunga e sono già contento così. Senti, parlaci di questo rally, il Val Merula. No, prova stupenda, bellissima, la prova del Sanremo, molto veloce. Peccato che ha piovuto ieri, si scivolava tantissimo. Fosse stata asciutta sicuramente mi sarei divertito molto di più, perché si riescono a fare velocità maggiori. E niente, sul mare, tutto bello, organizzazione impeccabile. E niente, anche tanto pubblico, quindi molto bello venire qua. Magari anche l'anno prossimo ci faremo un pensiero.
Gino, allora tracciamo un bilancio di questa ronde della Val Merula. Venivi da vincitore, plurivincitore. Che giudizio dare di questa gara? Ma sicuramente una gara molto competitiva, con piloti di assoluto livello quest'anno più che delle passate stagioni. Siamo partiti con un po' di difficoltà, con la gomma da bagnato estremo sull'asciutto. Era una scelta un po' azzardata. La seconda prova uguale, abbiamo messo gomma da asciutto estremo, invece la prova era ancora un po' umida. Solo sulla terza poi abbiamo trovato un equilibrio, Miele era comunque più veloce, molto veloce anche l'R5. Sull'ultima ho avuto una sfortuna, si è staccata la cintura di sicurezza, ho dovuto riagganciarla, quindi è successo un po' di tutto. Hai perso un po' di tempo. Però sì, più che altro la concentrazione, infatti sono finito lungo l'inversione, mi spiace per il pubblico che si è persa la leva. Il tracciato e il pubblico, il calore del pubblico. Tracciato molto bello, ritengo, anche se la prova che ho vinto due volte mi piaceva, questa qui è più bella, pur non essendo altrettanto veloce, secondo me è una prova ancora più emozionante, il pubblico molto molto presente, molto molto forte, più degli altri anni, il meteo sicuramente ha aiutato ad avere tanto pubblico. Ormai sei un affezionato, un abitué del Val Merula. Ma sì, è la prima gara dell'anno, quest'anno poi ci sono poche gare all'inizio, infatti era anche molto densa di iscritti, e è una gara sempre più bella, quindi perché non esserci, insomma. E ora come prosegue la stagione? Penso Coppa Italia e poi se riesco una puntata nel CIR con l'Elba, ma è un'idea, un progetto, vediamo con il lavoro, perché mi partono due progetti importanti ad aprile lavorativi, quindi devo conciliare tutto, non è facile. Bocca al lupo. Greppi, grazie. Grazie. Siamo adesso con i sindaci dei territori interessati, Andorra e Stellanello, una grande festa per un weekend di sport e di divertimento, premiato anche dal pubblico. Non potevamo iniziare meglio l'anno della Città Europea dello Sport con questo bellissimo evento che dura due giorni, ma in realtà dura una settimana e valorizza tutti i nostri territori, Andorra, Stellanello e Testico, e poi anche Cesio della provincia di Imperia. Ci sono stati una trentina di equipaggi in più iscritti quest'anno, questo significa che l'iniziativa funziona, va bene, va molto bene. L'abbiamo sponsorizzata quest'anno, lo faremo anche l'anno prossimo. Una macchina organizzativa importante che la Sport Infinity sta portando avanti. Ringrazio Enrico Meini perché è stato molto bravo, è un presidente molto capace e questo va molto bene per il futuro del nostro territorio e della nostra economia. Sindaco, allora, sentire il rombo di questi motori nelle nostre strade. Sì, il rombo io ce l'ho proprio dentro di me, nel senso che sono un appassionato. Come dicevo prima, sono andato ieri pomeriggio al salto del Passo del Ginestro, ho dormito lì per vedermi i salti già stamattina presto, e c'era una cornice di pubblico bellissima, la classica immagine degli indiani, perché c'era tutto il monte pieno di gente che era lì assiepata per vedere questo benedetto salto. È stata veramente una grande festa di sport. In questo Val Merula record di partecipanti, ma anche a livello qualitativo, vetture di alto livello, e i tecnici del settore lo hanno elogiato questo. Ma ho sentito gli equipaggi che hanno detto tutti quanti che è stato un percorso molto bello.
la scelta del percorso fatta dagli organizzatori, tutti bravissimi e tutti attivissimi, è stata molto azzeccata. In questo rally abbiamo incontrato campioni affermati con 2, 3, 400 gare in carriera, ma anche molti debuttanti che hanno scelto il Ronde Valmerula per iniziare questa avventura. Siamo con Simona Cassini, che è proprio all'esordio in un rally, navigatore in questa esperienza. Come è andata? Beh, molto bene, partendo dal presupposto che io ho esordito, appunto, come ho già detto ieri, perché il presidente della mia scuderia ha organizzato un corso co-driver e l'ho vinto, sono arrivata prima, e quindi per questo motivo ho vinto questa gara con questa bellissima macchina. E è andato tutto bene, ieri abbiamo un po' rodato la macchina, io e il mio pilota ci conoscevamo, abbiamo un po' visto come andavano le cose, e oggi bene, è andata bene, il primo giro un po' di difficoltà, la paura, l'ansia del timbro, e poi tutto a posto. Com'è nata la passione? E in realtà il mio ragazzo mi ha cominciato a portare a vedere i rally, e quindi da lì, infatti teoricamente la prossima gara è insieme a lui. Ti è piaciuto il tracciato, insomma, questa esperienza? Sì, molto bello, la prova è bellissima, bello, bello, tutto bello. E allora chiediamo un po' al pilota come sia andata, legge bene le note? Benissimo, no, è bravissima, infatti non per altro ha vinto il corso, e è stata bravissima. Aveva un po' di dubbi, ma ci sta, per la prima gara ci sta tutto, però si è comportata benissimo, anzi abbiamo fatto la terza prova, dopo un chilometro siamo rimasti senza interfono, urlava a squarciagola, comunque la prova l'abbiamo finita, abbiamo abbassato di 10 secondi rispetto al giro prima, quindi contentissimo, e è stata brava, quindi vedremo il prossimo. Sì, promossa. E allora che questo rally Ronde Valmerula sia il primo di tanti altri. Speriamo, certamente sì, e faccio il mio ringraziamento speciale al mio presidente. Faccio il ringraziamento speciale al mio presidente della XL Team Scuderia, che mi ha dato l'opportunità di essere qua oggi. Allora in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Allora ragazzi, dalla Dakar al Ronde Valmerula, sempre motori sono. Eh sì, dai, per fortuna ogni tanto c'è qualche evento interessante qua vicino a casa. Purtroppo rispetto a qualche anno fa i rally sono sempre meno, ma siamo stati felici sia io che Fausto di essere stati invitati a questo evento. Abbiamo presenziato la cerimonia di arrivo e abbiamo visto anche le prove speciali. Come al solito, una bella esperienza. Insomma, per degli appassionati di motori come voi, dei professionisti, diciamo, sentire questo rumore è una musica. Vabbè, certo, per noi Ogni volta che c'è appunto una cosa, un evento motoristico, siamo ben lieti di presenziare. Comunque poi un evento così importante qua, diciamo, nell'entroterra è giusto che sia valorizzato. Ecco, parliamo delle nostre strade, le strade dell'entroterra che si prestano comunque ad eventi di questo genere. Vabbè, assolutamente, direi che negli anni hanno avuto una storia molto importante, perché il mondiale di rally c'è sempre corso qui, quando Sanremo ancora era mondiale, e tanti campioni di tutto il mondo si ricordano benissimo le nostre strade, e sappiamo benissimo essere un banco di prova anche per i rally futuri. Difatti oggi c'erano delle macchine e degli equipaggi molto importanti, quindi siamo molto lieti di questo. E il pubblico risponde sempre, insomma, che siano due o quattro ruote, la passione è sempre tanta. Ah beh, certo che anche noi siamo andati a vedere due o tre passaggi con Maurizio questa mattina, visto che il pubblico comunque risponde bene, visto che era molto presente. Via. Diciamo che il motore trasporta sempre un po' di emozione, su, diciamo, anche altre persone. Progetti futuri? Ma ora ci siamo, diciamo che abbiamo finito la fase di recupero, perché è stata massacrante la gara e ci siamo giusto ora ripresi bene. Stiamo programmando la stagione in cui parteciperemo sia io che Fausto al campionato italiano, e niente, abbiamo in programma un paio di eventi internazionali in Marocco e in Grecia. Poi piano piano stiamo raccimolando tutte le forze, mettendo insieme un po' tutto quello che serve per la prossima Dakar, e speriamo di riuscire più che altro a chiudere il budget, perché è abbastanza disanguante, però stiamo lavorando per quello. Ma ci si riposa, ma non troppo. Esatto. Comunque adesso tra un po' cominceremo di nuovo con la preparazione per la Dakar, perché occorrono 6 mesi di preparazione, e tra un po' ci siamo di nuovo. Sembra che è finita ieri, però siamo di nuovo a cavallo, diciamo. Yeah.
bisogno, lo do al bacino.